Lo spostamento dello street food in Piazza Angelo Scandagliato in questo fine settimana ha riempito le strade del centro storico di Sciacca, riuscendo nell'intento che si era preposto l'assessore Filippo Bellanca, anche se ragioni di opportunità dovrebbero indurre a più di una riflessione sull'immagine della piazza principale della città, concessa per una kermesse di questo tipo che l'ha letteralmente trasformata. La manifestazione gastronomica ha indubbiamente attirato molti visitatori e quest'anno, con i 27 espositori, l'offerta culinaria del cibo di strada si è arricchita ulteriormente. La quantità di pubblico ha premiato l'organizzazione dello street food che quest'anno ha curato anche il momento dell'intrattenimento, con molti momenti musicali, show cooking e presentazioni di libri sempre a tema culinario. Ieri sera al via anche lo Sciacca Film Fest con un'anteprima che per 9 giorni festeggerà, ripercorrendo con proiezioni, mostre, concerti, incontri con gli autori, la storia della manifestazione cinematografica saccense. Per questa rassegna di agosto che anticipa lo svolgimento del concorso vero e proprio a settembre, è stata scelta come location insolita quella dell'Atrio Superiore del Comune. Stasera alle 20 la presentazione del libro Lacrime di sale di Pietro Bartolo e Lidia Tilotta. Alle 21 la prima proiezione della serata con Mare Chiuso di Stefano Liberti e Andrea Segre. Alle 22 si proseguirà con la visione di Massari del regista Saccenza e Curzio Graffeo, mentre alle 23 sarà proiettato Pietra Pesante di Davide Gambino con Lorenzo Reina.